Benvenuti ragazzi, ben ritrovati qui su SGL, su Gamer Crew. Vi do un benvenuto per questa ODC che andrà adesso, questa finale, si è giocato tutto il giorno, adesso vedrete un po' questa finale per questa ODC di Gamer Crew. Allora, come potete vedere già un po' in sovraimpressione, vi ricordo Games, questa qui è Game Codes, sponsorizzata da Game Codes, questa ODC che mette in palio tre trimestrali e anche per quanto riguarda, abbiamo una nota molto importante per quanto riguarda un po' anche Personal Gamer, sarebbe Esl, che vi ha dato tantissime volte l'opportunità. Ecco qui un attimo che vi do, metto un logo più caruccio. Allora, passo con presentarvi innanzitutto i miei compagni di questa sera. Partiamo da Lore, che ormai già lo conoscete, che si è gestito tutta la ODC di oggi insieme ad altri ragazzoli che andrò a citare più tardi. Quindi ciao Lore. Ciao. E poi abbiamo una persona che dice che io gli porto in continuazione sfiga. Pensate un po' ragazzi, quanto è malata questa persona. Abbiamo Mirk degli Arma. Ciao Mirko. Ciao Mirmi, ciao a tutti. E poi ragazzi, abbiamo Just Mafia, che io non conoscevo fino a stasera, però si è offerto di fare da host neutro per questa partita e lo abbiamo anche invitato nello streaming a farci compagnia, anche a dire anche un po' il suo punto di vista sul gaming italiano e sulla ODC. Ciao Mafia. Non ciao, so se ciao a se tutti. Fai parte di qualche team, perché poi la cosa è andata abbastanza veloce, quindi non ho avuto il tempo né di chiederti nulla né di no non faccio parte di ancora. Okay, niente, quindi no. Sponsorizziamo Mafia, che oltre a essere un ottimo host, in cerca di team. Allora, andiamo a vedere un po' questa Game Codes ODC, che ha visto molti team random. Tant'è vero che uno dei team che si trova in finale si chiama Random Team, e poi che andremo a vedere tra chi è composto fra poco. Lore, un po' che te, che hai seguito un po' tutta la ODC, com'è andata per tutto il pomeriggio, da oggi dalle 14, questa Game Codes ODC? Un giudizio. È andata abbastanza bene rispetto alle edizioni precedenti che mi sono occupato per la PS3. Al contrario, qua su Xbox è andata abbastanza bene, non ci sono stati grandissimi intoppi, se no è una partita che ci sono stati alcuni problemi con l'host, che poi si è perso anche tanto tempo perché la dovevo stare io, solo che uno non entrava, allora poi si è riproposto un'altra volta Mafias, che alla fine si è fatto. Comunque c'è, cioè, niente casini, niente problematiche enormi come sono viste in passato, è stata veramente molto fluida. Infatti, cioè, già siamo alle 7:30, si è già finito tutto, altre volte si finiva per le 10, era diciamo, sì, una fortuna. Esatto. Invece da parte tua Mirko, non te, che comunque hai seguito un po' più alla distanza questa ODC, hai visto tanta gente che di team diversi che si sono incontrati per giocare tutto questo ODC, abbiamo raggiunto 25 team, cosa abbastanza, un risultato abbastanza importante. È una cosa abbastanza, sì, perché più che altro vuol dire che il gaming italiano si sta muovendo e le persone si danno da fare per magari cercare anche un team, anche provvisorio, pur di giocare, una modalità che fino agli anni passati non veniva quasi considerata. Quindi è un bel passo avanti, sì, questo. Sì, infatti. Poi Mafia, te un po' distante, sei un po' distante, no, in questo momento dai clan, perché hai detto che stai un po' al di fuori. Come, cioè, un po' tutta questa, sì, partecipazione che si è vista? Perché tu aspettavo proprio il team giusto per entrare, non voglio entrare proprio in team con gente che poi non mi sta simpatica e poi lasciarlo subito, voglio entrare proprio in un team definitivo. Ok, una cosa, infatti, è questa, infatti la cosa che bella. Stiamo cercando un po' anche su gamercrew.com, venite, mi raccomando, guardate un po' in giro perché c'è tanta gente che cerca team, soprattutto per Call of Duty Ghost. Allora, vi ricordo Game Codes, per quanto riguarda, che ha messo in palio per questo ODC dei trimestrali ai primi classificati, e non solo daremo dei trimestrali ai primi classificati, ma
daremo anche quattro professional gamer card offerte da personal gamer. In pratica, cosa sono queste professional gamer card? Vi danno possibilità, per esempio, di giocare tornei anche online, per poi con finali in LAN, come c'è al Games Week, come ci sarà al Games Week. Quindi questa card vi dà l'opportunità di andare a giocare oppure vincere dei andare via a giocare dei tornei sempre online o anche offline, dipende dall'organizzazione, che appunto vi daranno la possibilità di vincere ovviamente anche altri tipi di premi. Poi, per i secondi classificati avremo ancora 4 Professional Gamer Card e 4 sconti del 10% su GameCodes, yakubu.com, che potete ben vedere sovraimpressione. E terzi classificati avremo 4 sconti del 10% di GameCodes. In pratica, un po' quello che state cercando di fare, prendere abbonamenti e roba varia, avete sconti del 10%. Allora, vediamo un po' di vedere, l'unica cosa, vediamo un po', facciamo un po' ordine nella lobby senza avere solo le persone giuste. È vero che Mafia ha la fibra, però insomma, aspettiamo Kane che va un Sì. po', infatti più che altro per gli show, se puoi fare uscire Mazzo, perché ho rifiutato anche, mi spiace per te Mazzo, ma ho rifiutato da parte dei random uno spettatore, quindi mi sembra Ah, ok, va giusto bene. dare spazio, insomma, davvero a tutti, però dare vita nella cosa. Allora, stiamo aspettando Kane. Una cosa per Mafias, chiudi il gruppo, la Sì, privacy, è chiuso, meglio. chiuso. Sì, è Ok. Allora, chiuso, chiuso. perfetto, stiamo aspettando, come vedete, un po' Kane che torna in modo tale che possiamo un pochettino partire. Nel frattempo andiamo a vedere un po' 25 team e partiamo dalle semifinali. Abbiamo avuto i random contro gli Aura Team, hanno vinto 3-1 e quindi sono appunto arrivati in finale. Poi gli Illegal Team 3-1 contro gli Entity, e quindi Entity e Aura Team si andranno a giocare la finale per il terzo e quarto posto, che credo che la staranno giocando proprio in questo momento. Se volete curiosare per la bracket, ecco qui il link della bracket. Vi ricordo che ci sarà un minuto di ritardo per quanto riguarda lo streaming, perché appunto ormai vi siete già sapete perché è giusto che ci sia il ritardo di un minuto per vari motivi, e spiegato tantissime volte. Allora, più che altro io volevo innanzitutto, ecco qui, andarvi a linkare anche le mappe che si andranno a giocare per quanto riguarda questa semifinale Best of 5, vi ricordo, e soprattutto volevo anche linkarvi un po' i team che hanno fatto parte. Andiamo direttamente un po' nelle iscrizioni. Un attimo solo che sto prendendo il link giusto, eccolo qui. E invece quest'altro link potete andare a visualizzare i team con in pratica i membri che ne fanno parte. Allora, nel frattempo salutiamo i nostri amici di Oagna, in questo caso saluto Andrea che ci sta seguendo in questo momento. Beh, allora, direi che possiamo partire. Non so, Lore, Mirko, Mafia, siete Sì. d'accordo? Partiamo? Io direi Sì, proprio di sì, certo. ragazzi. Certo, Ok. andiamo, Perfetto, andiamo. allora, vai. Intanto parto con il full. Ecco qui, come potete vedere, un pochettino c'è GameCodes in risalto, i nomi dei team con il risultato. Vabbè, in alto adesso abbiamo lasciato solo GameCodes, non abbiamo voluto impacciarci un po' troppo. Allora, benissimo, direi, mio caro Lore, che il problema è che io non ti vedo, ti vorrei anche fare come moderatore. Catturato Eccoti qua. l'obiettivo.
Ecco, di qua, allora, siamo partiti con appunto postazione. Ragazzi, perché Postazione non sul ci sito. raccontate un po' la postazione su una mappa particolare come Stiamo Slums? vincendo lo scontro. Beh, vediamo liscio. Slums è una mappa molto rapida e corta e lo spawn buono dove erano partiti liscio. E hanno preso subito il controllo della Postazione postazione e contesa. stanno tenendo la postazione verde e lo spawn, come vedete, è rinato il loro compagno dietro. Quindi fanno un po' fatica ai random a spaccare questa postazione e vediamo se ci riusciranno. Assolutamente, intanto io direi di andare con la gamba su Adro che ha score streak serie di 7 per lui, quindi è partito molto bene. Allora, andiamo più che altro a ricapitolare perché abbiamo i Legal Team che sono composti da Andre, Gamma, Adaru Postazione e contesa. Ciga, Ciccia, giusto, hai ragione, come Ciccerito, vedi, Postazione cose poi localizzata. incomincio a ricordarmele, come Ciccerito, e poi abbiamo Very Random, Arma Frank, Zangifobia, Tipo 1-1 sopra la poi coordinate Radon geografiche e Kane. sull'Africa. Quindi intanto Ufficio abbiamo visto coordinate. un po' Adro che è andato con l'attacco, il minio continua, addirittura vuole andare un po' bloccare uno spawn, però nulla da fare. Elson intanto per Arma Frank e attacco fulminio. Beh ragazzi, 49 a 25 per Illegal. Un po' di commenti da parte vostra. Qua Mirmi random i random qua Mirmi hanno fatto una gran cosa, sono riusciti a prendere lo spawn sulla postazione vecchia appunto agli show che poi sarebbero praticamente diciamo gli illegal team, due membri sono gli show come potete vedere e quindi sono riusciti a recuperare nel punteggio, però gli show adesso hanno una spawn, no? Incredibile, hanno perso lo spawn, no, sì, ce C'è l'hanno, un po' sì, di hanno confusione, sì, la perché avevano preso lo spawn, però poi se lo sono fatti prendere. tanto c'è Kane, Sì, sarebbe andiamo di proprio su Kane. perché Sarebbe di mamma qualcuno mia che si è kill ha ecco, Kane fatto. qualcuno ha Stava sbagliato per andare a la prendere lo spawn. Vediamo un pochettino. Qua lo spawn rimane per i random che Hellstorm in stanno arrivo. recuperando, lo stanno cercando di tenere a lontano, come vedete la freccetta e ci stanno per adesso riuscendo, però devono tenere la postazione verde perché se muoiono rischiano di perderlo Postazione conquistata. e per fortuna c'era la Postazione freccetta, come vedete il giocatore in fontana che sarebbe Radon che ha fatto una gran cosa perché i compagni anche se sono morti ha tenuto comunque lo spawn. Assolutamente, infatti. comunque già gli converrebbe un po' avanzare, cioè tenere un attimo più avanzato lo spawn, se no poi rischiano di Intanto perderlo. poi c'è Gamma che sta Postazione cercando di fare il giro, è localizzata. stato preso proprio in questo Postazione caso da contesa. Radon, vediamo un pochettino un po' in Postazione contesa. mezzo, c'è Contesa, nella postazione, andiamo a vedere, è proprio Kane che cade sotto Postazione le fauci di contesa. Ciccia. Intanto Zangifobia è all'interno, ancora serie 2, ma ancora le score da Postazione lanciare, conquistata. seguiamo in questo caso Arma Frank. Io direi più che altro Gamma ancora una volta sta cercando di andare a prendere lo spawn, eccolo qui, però ancora una volta Radon che riesce a killarlo. Radon vince, cioè Postazione conquistata. Radon ha fatto una gran cosa, è riuscito appunto stando in fontana che non ci sta quasi più nessuno a questo periodo del Siamo al gioco, comando. però standoci ha riuscito a Postazione tenerlo contesa. e appunto i random hanno tenuto tutto lo Stiamo spawn perdendo. sia per la Sì. postazione in garage che quella precedente La postazione e non intanto risponde neanche la Cam base. ce l'ho su Gamma che appunto in questo caso è in contesa, però si era giusto preso la postazione, Postazione era contesa. riuscito un po' ad Stiamo anticipare il team portando la base. avversario. Frank sta facendo una cosa giusta a tenersi le serie, non avrebbe tirato subito. Anche Sì, via, ce l'ha ancora. Zangifobia ha Sì. anche le serie, quindi Siamo al comando. probabilmente le tirerà quando ci sarà un momento di difficoltà, quindi io li vedo per adesso molto avvantaggiati Postazione rispetto contesa. agli show barra illegal team, come li volete chiamare, che stanno facendo un po' fatica, anche se adesso hanno lo spawn e il controllo della postazione mid. Una partita Molto, molto, molto molto veloce e combattuta combattuta, direi. soprattutto. Più che altro vediamo, sicuramente Zangifobia in questo caso Postazione 99 a contesa. 105 sta tenendo le score, Postazione giustamente sta conquistata. aspettando la fine, questi 10 secondi finali della
appunto della postazione per vedere come. Infatti già sono, come potete vedere, il team avversario è già in posizione, vedete gamma colorato. Stanno contendendo lo spawn i random, la polizia adesso lo stanno pushando, però gli show sono preparati e stavano guardando dietro. Infatti era proprio gamma, attenzione. E sì. Tira le streak e prende lo spawn. Grandissimo, grandissimo streak direi, perché. Intanto qui in questo caso è stato Ataru, però è andato un po' a prendere. Postazione conquistata. Sbagliato secondo me. Sì, ha sbagliato Ataru a tirare comunque la score streak. Io direi che le score streak migliori sono state quelle appunto dei random che hanno preso lo spawn e controllano la posizione vecchia. Però allora sarebbe stata per le prossime due, perché prendersi lo spawn per la prossima è veramente buono. Poi indietro con la rotazione, mancano 10 secondi, dovevano partire un po' prima. Infatti gli Illegal si sono già setappati molto abbastanza bene, direi un po' bassi per... attenzione, sembrerebbe un po' bassi, attenzione, però... infatti fobia. Tolgo la cam su di lui giustamente e le lancia, occhio però hanno perso lo spawn, infatti giustamente come ci ricorderò, perché Zangifobia ha tirato la streak, come vedete ha aspettato i compagni che pushavano a garage, ha tirato la streak e poi l'ha fatti pushare per prenderlo. Quindi gran mossa, veramente, bella streak. Più che altro Landon sta facendo un veramente bel lavoro, sta tenendo in continuazione lo spawn, però giustamente i compagni non riescono ad avvalersi della superiorità numerica per andare proprio su Ataru, che alla fine riescono ad avere la meglio. Quindi attenzione, tripla per Kane, però nulla da fare, c'è Gamma. Intanto Zangifobia comincia a... già 13 secondi andare dall'altra postazione, ancora un Hellstorm per lui. Attenzione, Radon perde la vita e i danni di Andre, che va a conquistarsi lo spawn. Passato in vantaggio. Addirittura doppia, ragazzi. Sì. Andre ha fatto una gran cosa. Veramente bravo, adesso gli Illegal hanno il controllo della però occhio Radon che sta cercando, guarda, dall'altro lato potete vedere nella minimappa sta cercando di andarsi a riconquistare lo spawn anche con l'aiuto dei compagni. Eccolo qui, hanno fatto un gran lavoro di squadra, perché sono riusciti a rompere questa postazione e prendersi uno spawn contemporanea da vari lati. Radon già però pronunciarlo in 64 dovrebbe andare in cam poderosa su di lui. Penso i suoi saranno già scappati per la prossima postazione, sono presi logicamente lo spawn, però vediamo Frank che era in posizione interessante, però andiamo su Radon, nulla da fare. Però attenzione che fobia ancora le streak, adesso eccola qui infatti le streak sono veramente buone per questa postazione, che è una postazione bella aperta, e un altro ha pushato lo spawn, quindi tutti quelli che muoiono degli Illegal sono nati male, e quindi la squadra è spaccata in due come potete vedere. I random non ci sono, comunque il random non è errore da parte di Radon, cioè da sottolinearlo, perché si trovava in blu, poteva far cut off da blu, ha continuato a guardare lo sfondo dove nascevano i suoi alleati, non capisco come mai. Assolutamente, intanto mi si è buggato Call of Duty quando muoiono, vedo la cam al contrario. Nel frattempo intanto andiamo a vedere giusto un po' i valori, anche se sono relativi questi valori, perché logicamente impostazione 197-195, vediamo un pochettino, 30-23 per Ataru con 6 catturate e 15 difese. Io direi di andare a togliere le kill, andare direttamente a vedere Shisha con 7 catturate difese, che io direi 10, di 5 e Fobia 7-3. Dimmi. Adesso si decide la partita, sono gli ultimi secondi e gli Illegal hanno recuperato e stanno andando avanti. Sì, intanto sto notando come teniamo proprio benissimo, attenzione, doppia di Fobia che aveva tenuto lo spawn ed è, si è andato a fare una doppia, occhio va a ferire un compagno giusto in tempo. Intanto vediamo come... sì, Radon assolutamente, quindi vediamo proprio sul filo di lana
217, 216, oh mio Dio ragazzi. Sono sbarco per la nostra reputazione. Mamma mia. Partita veramente tesa, infatti sì, si è visto subito dall'inizio e è stato così fino alla fine proprio, quindi bella partita combattuta, senza dubbio. Quindi abbiamo appunto gli Illegal che vanno in vantaggio 1-0, 217-216 ragazzi. Mamma mia, che risultato! Quindi andiamo subito ad aggiornare Illegal che passano in vantaggio 1-0 e ricordiamo best of 5 per questa finale della ODC. Allora, adesso pensate, abbiamo un cerchi e distruggi su Raid. Quindi possiamo, innanzitutto se volete fare dei commenti particolari su qualche giocatore o su menzionare un team in particolare che vi ha sorpreso, anche io direi entrambi, per quanto riguarda quello che abbiamo visto su Slams. Quello senza dubbio, Mirmi. Comunque sappiamo, lo sappiamo che gli Show hanno una discreta bravura ormai nel giocare, l'abbiamo visti già del campionato SVC, si sono arrivati in finale alla prima prova di qualificazione e sono arrivati in finale anche nella seconda, cioè quindi sono un team che riesce, anche se non sono tutti e quattro, comunque sono comunque affiatati. Mentre attiva il code caster, Mafia. Mentre dei random direi che Radon ha tenuto molto bene lo spawn, la R direi il migliore in campo dei loro, e invece è stato anche molto bravo Zangifobia a usare le streak nel momento giusto, che ha salvato, cioè che ha tenuto comunque in piedi la partita, ecco. Sì, assolutamente. Il Taylor, non so se vuoi aggiungere qualcosa, che poi ricordiamo alla fine penso, vabbè, per la postazione abbia detto tutto Mirko. Ora vedremo qua nel chat che gli Show, se comunque sia su PS3, hanno fatto vedere che, cioè anche qua su Xbox hanno fatto vedere che stanno giocando abbastanza bene. Poi Andre, anche lui se non sbaglio, già su PS3 ci gioca tanto, cioè, quindi vedremo un po'. So solo qualcosa degli Show e Andre, sì, e degli altri non saprei, dei random. Anche perché poi manca fare la pausa, che poi in questa stanza abbiamo tante persone che da PS3 sono passate appunto su 360. Intanto Mirko, se puoi venire in Coldcaster così. Così partiamo subito con Raid, cerchi e distruggi. E, vediamo un pochettino, non so Mafia, se ti vuoi aggiungere qualcosa per quello che abbiamo visto fino adesso. Mafia? Non c'è. Allora, vediamo un pochettino Raid, mappa che piace a tutti e odiata da tutti, no? Meno male. Raid è una bella mappa per il CED. Raid è una gran mappa per il CED. Io penso che sia la più equilibrata, perché ci sono spot dove puoi fare long shot e ci sono spot dove invece a corto raggio. Quindi secondo me è una mappa molto completa per il CED. Intanto vediamo Andre. Sì, a me sinceramente il CED piace quasi praticamente solo su sta mappa in Black Ops 2. In questa è Express, poi mi piace la Cargo che non capisco perché l'hanno elevata. Le altre mappe mi sembrano un po' fatte a caso per il CED. Sì, intanto vediamo Gamma che cade sotto le frocce di Frank. Di Arma Frank. Attenzione Atoro che se n'è accorto, lo sta aspettando, ma ancora doppia si è andato a fare. Frank, vabbè, resta solo Shisha contro Frank che a due è dietro di lui. Attenzione Ken che arriva, e infatti così è 1-0. Abbiamo perso il round ma non è finita, preparate. Cambio di kill qua, i random si sono coperti molto bene e quindi niente da fare per gli Illegal. Che effetto strano chiamare i team con nomi diversi. Allora vediamo in questo caso come cercano di attaccare. Cariche acquisite. Frank centralmente, attenzione. Incredibile. Un avversario. Incredibile, tutti su B. Anche gli Illegal hanno capito, cioè sembra che abbiano capito l'intenzione
intenzioni dell'altro team, sono andati in tre a difendere. Sì, assolutamente. Però hanno il side. Anche però qui Kane, che fa killare un avversario. Hanno fatto passare Kane veramente in malo modo. Sì, centralmente Kane è passato come coltello nel burro in questo farlo caso. Passare. Attenzione, ancora camba su di lui, che continua nella sua azione, infatti così è, nel frattempo il compagno va a piazzare, resta solo Gamma, 2-0. Ottimo lavoro, preparatevi al prossimo round. 2-0 secco. Grandissimo attacco da parte appunto degli illegal. Stanno giocando veramente molto bene, sono compatti e vi coprono a vicenda molto bene. Sì. Oh, vediamo un pochettino, infatti forse il problema è stato giusto Kane che era passato lì per quanto riguarda il team avversario. Vediamo un pochettino. Cambiano gli illegal, potete vedere, vanno su A, attenzione sopra, intanto Ataru su Fubia su B. Scambio di kill in questa occasione, vediamo questa seconda ancora Gamma che ha la valigetta, decide, va su B, gli è stato chiamato dal compagno, in questo caso che era appunto Atro, come avete dovuto centralmente, però finisci la è andato missione. Via, però ha perso la bomba, è innescata. Sì. Sono divisi gli illegal, non è una buona tattica e quindi come vedete è rimasto solo contro due e... Stanno andando invece insieme gli altri, vedete il compagno che ha colonne che ha aspettato quell'altro per farsi coprire. È passato davanti Gamma, non l'ha visto. Adesso cosa Gamma va bene a fare una cosa. È passato davanti Gamma e non l'ha visto. Vediamo Frank cosa... Il tempo. L'ha visto. Frank lo vede. Gamma ci ha provato. Penso l'abbia visto non il nome è neanche, non ha neanche sbagliato perché non è una cattiva scelta. 1v2 contro un team come Random che sembrano in giornata appunto perché si muovono veramente molto bene in coppia, in team in generale. Non era neanche una cattiva idea, vedete, si vedeva veramente. Sì, poco. Infatti non è... assolutamente. Molto bravo. Punto di come minimo se c'ha un fantasma sangue freddo, un miglior due delle due non fa vedere il nome rosso, come minimo neanche lo vedeva. Quindi Random che si porta sul 3-0. In questo caso. Si può dire che gliel'ho occupata adesso, Tu dillo al compagno co-commentatore che dice porti spiega. Dai, facci un pronostico, Mirko, dai, ora adesso ti metti in difficoltà, facci un pronostico. Tempo Random che va su. Beh, a me non piace fare pronostici, però guarda, i Random giocano veramente bene, a parte questo round che sono stati diciamo fregati tra virgolette perché gli illegal li hanno praticamente circondati dividendosi. Uno ha fatto il flank, vedete Gamma, cioè il flank sarebbe il giro dietro e un altro da colonne mentre due erano a coprire dal side dove c'è il laundry, lavanderia. Quindi però io penso che questi Random possano dire la loro, li vedo come favoriti perché sono veramente molto compatti. O in generale? Okay. Cet, okay. Sì, chiaro, si parla del Cet, no? Nel frattempo, adesso su Andre... Marker di granata sì. Da parte di Andre. Infatti. È stata come una bella granata. Attenzione, cecchino per Ataru che va su Rando. Vediamo come si comportano. Shisha ne ha uno di fronte, infatti lo va a vedere, però Ataru lo... Shisha viene anticipato da Ataru col cecchino. Vediamo Frank che si trova in una posizione un po' scomoda. Per gli avversari, attenzione, a Kane che va sul... L'avversario, lì! Ottimo lavoro per quanto riguarda la coppia Kane... Fantastici. Frank in questo caso. Hanno fatto veramente... Sì, mi hanno fatto una cosa eccezionale, cioè... Due hanno fatto appunto il flank, si sono mossi in sincronia e... In inferiorità numerica hanno comunque vinto il round, quindi... Tanto di cappello per loro, grande round importantissimo perché vanno su 4-1 a due round dall'uno pari, dal portarsi sull'uno pari, quindi... Assolutamente, vediamo adesso... occhio, qui però...
Ciccia su Kane, che attenzione, vediamo fobia centralmente, che è chiuso un po' da più avversari. Infatti ne trova uno di fronte, uno sulla destra, Tocchio Randon che l'ha anticipato, è andato a prendersi Andre letteralmente, e in questo caso anche la valigetta, però vede Fobia cadere sopra, proprio sotto i suoi occhi. Resta solo Gamma, direi un bel full screen per lui, tanto appiazzato. Vediamo se Gamma riesce. Nulla da fare, 5. Abbiamo perso il round, ma non è finita, preparatevi al prossimo. Vincesse un risultato abbastanza pesante, 5-1. Tanto se... ma giocano benissimo anche Radon, penso che sia stato la chiave di questo round, perché ha coperto i compagni, ha aspettato il zig zag nel side zig zag, che magari qualcuno sparasse proprio i compagni da attraverso le colonne, e ha ucciso appunto l'avversario che era a scale piscina, per non parlare poi appunto dell'uccisione finale. Quindi Radon stasera sta giocando veramente bene, anche la postazione sta giocando bene, cioè per adesso è il migliore in campo. Intanto attenzione a Rush da parte di Gamma, che viene intercettato da Frank, che si porta a serie di 3. Vediamo Ataru diretto completamente dall'altro lato, dietro Andre, sta cercando di fare il giro. Si troverà fra poco un avversario di fronte, che Radon, che è dove poi Virgo gli porta sfiga. Intanto doppia di Ataru, hai visto? Intanto andiamo a vedere un po' Kane, resta solo l'ultimo, e sulle immagini di Kane ci andiamo a vedere un po' i valori: 7-3 per Frank, Kane 8-3, 5-5 per Radon. Attenzione che poi Kane vede Ataru che era in serie, lo va a killare, restano Andre e Kane, molto difficile in questo caso per Andre la situazione, infatti passiamo proprio su di lui, 15 secondi alla fine. Stai cercando di guadagnare tempo, Kane. Beh, direi. Tanto un secondo. In questo caso. Vediamo. No, non ce la fa. Fa nemmeno appiazzare Andre. Ha sbagliato ad andarla a cercare. Occhio che lo va a cercare, si incrociano fra poco. Ed è proprio Kane che fa su Andre, però non lo killa, ma porta il round a casa. Questo è il round. Si becca la killcam e i suoi sul 6-1. Quindi si torna sul 1-1. 6-1 per i random. Chad e giocato hanno sbagliato pochissimo, la prossima volta pochissimo, e quindi vittoria meritata in questo round. Gli illegal non sono stati molto uniti, soprattutto nei round d'attacco, dove sono stati molto bravi, e quindi vittoria meritata nel Chad da parte di assolutamente random. Infatti 6-1, anche se su hardpoint 216 a 217 è stato stratosferico, ma soprattutto abbiamo questo 6-1 appunto sul right. Un po' di previsioni tra tutte e due, quello che si può fare appunto su cattura la bandiera, che ricordiamo con mappa standoff. Allora, io sinceramente non ti saprei dare dei pronostici, perché gli show sono sono due del solito team, poi c'è Gamma e Andre, non so quanto possano aver giocato insieme in questo periodo. E su CTF ha richiesto veramente moltissimo gioco di squadra, e è difficile giocarlo magari con due pick up così. E mentre i random, anche loro, cioè, non so se magari stanno creando un team e quindi hanno giocato abbastanza insieme, hanno un buon teamwork e tutto, quindi fare dei pronostici per CTF è abbastanza difficile. Sì, quindi... Però comunque deve avere una partita equilibrata, no? Magari come c'è stato qua sul CED, un 6-1 secco. Perfetto, allora nel frattempo... Tanto sentite il mio mouse che si muove. Ricordiamo Games Code Odyssey con premi in palio, che vi li ho linkati. Ricordiamo un minuto di ritardo per quanto riguarda lo streaming. No, non ve li ho linkati, ve li sto per linkare. Eccoli qui, i premi, che sono quattro trimestrali messi in palio da Game Codes, da cui prende appunto il nome. Ma soprattutto abbiamo quattro professional gamer card per i primi. Professional gamer card
messo in palio da Personal Gamer per appunto partecipare a tutti gli eventi di livello nazionale proprio sul sito Personal Gamer su ESL Italia. Poi abbiamo per i secondi classificati 4 Professional Gamer Card più 4 sconti del 10% su Game Codes e terzi classificati 4 sconti del 10% appunto su, sempre su Game Codes. Stiamo aspettando un po', adesso i team stanno riorganizzando, andiamo un po' a leggere la chat. Stanno un po'... ah ecco, Manku che è stato uno dei partecipanti, quindi lo salutiamo e soprattutto gli diamo complimenti, che da quello che ho letto, terzo posto. Lore? Tanto non sento più... ah ok. Eccomi, stavo a vedere okay. La chat anch'io, sì, comunque se non sbaglio dovrebbero aver giocato anche loro la finale terzo e quarto posto, e se non sbaglio il team di Manco è arrivato terzo, quindi hanno vinto un 10% di sconti su Gamescom. Perfetto così, quindi vi ricordo, adesso vi linko in questo caso Game Codes .yakubu.com, dove appunto potete andare a trovare tutto quello inerente, tutto quello che può riguardare abbonamenti Microsoft Point per quanto riguarda appunto la 360, il mondo Microsoft. Quindi aspettiamo, io direi Mafia, possiamo partire. Non è stand-off? No, infatti è stand-off. Un secondo, mi dice Radon che non è stand-off. Non è stand-off? Bella Lumbas, nel frattempo ti vedo con la coda dell'occhio sullo streaming. Allora, mappa è stand-off, quindi cioè cattura la bandiera è stand-off. Quindi casomai Mafia torna indietro, mettiamo stand-off. Perfetto così, diciamo, vi ricordo ragazzi sempre un minuto di latenza, cioè di ritardo nello streaming rispetto alla partita che si sta giocando. Da 1 a 10 quanto vi piace quest'anno cattura la bandiera? Cattura la bandiera è stato ridotto a solo 3 mappe. È un po' troppo, diciamo, largo come gioco, nel senso che le mappe sono un po' troppo lunghe per giocare, tipo standoff, i due spawn sono molto lontani, qua downside c'è lo spawn a trattore e a kebab, sono molto lontani, molto difficile giocarci, e secondo me in questo gioco CTF è un po' peggiore rispetto a quello che era Modern Warfare 3, ecco, sì. Che era... Anche per me è così, cioè, me, sinceramente ci si apre qua su Black Ops 2, a parte per Raid, non mi è piaciuto più di tanto. Perfetto, intanto come potete vedere dall'altro lato abbiamo uno scontro molto interessante tra Andre e Frank, che gli impedisce di andare dall'altro lato a prendersi la bandiera, addirittura ancora Frank, però viene killato, attenzione, da Ataru che prende la bandiera, abbiamo scortato un po' da, attenzione, da Gamma, però niente da fare perché Gamma, si va a riprendere la bandiera. Gamma è stato fondamentale Gamma in questa situazione, perché ha vinto un frontale prima a mid in una situazione dove erano 3, che erano 2 contro 3, e quindi e in serie Mr. Elston, sì, ha già le streghe per lui, vedete, ci sono spawnati davanti gli avversari, come potete vedere la minimappa Random è la più vicino, però viene killato, occhio Yogamma che va a prendersi anche l'attacco fulmineo per un'assistenza, io direi Cam su di lui, ma anche Kane, che nel frattempo vediamo se riesce Gamma un po' a fargli strada, no, perché c'era un avversario che in questo caso Andre, vediamo se Kane era vicino, però nulla da fare. Ancora fasi concentrate un po' nel mezzo. Adesso è una fase dove le squadre non devono assolutamente morire. Infatti. E infatti sono bravissimi, bravissimi. Tanto c'è Andre in 35, sì, no? Con la cam su di lui. A terra. Attenzione, va su Frank, serie di 6. Bandiera nemica alla base.
occhio, questa era abbastanza causa per cercare di prendere le spicche che sono sì, molto sono tornate alla base, vediamo se ancora lui sono spizzittati ancora lui serie di 7 sta prendendo la sperma. Storm. Intanto come, possiamo, come potete vedere i random sono spawnati in zona carro armato. Attenzione, Fobia sta per andare proprio dietro Andre. Vediamo cosa succede. Andre dietro Fobia, non lo vede. Si fa prendere però intanto il fulminio, killando un avversario. Intanto Fobia... Non stanno giocando bene i random perché a differenza del Chad Mirmi si stanno spezzettando sì. Per la mappa e... E infatti occhio però Fobia, occhio però Fobia perché sono tutti morti. Attenzione, colpo fulminante. Attenzione, vediamo Gamma che fa a prendersi la bandiera con la E poi Ataru vince un sì. Frontale importantissimo. Perde il secondo. Tantissimo il frontale vince Perde Ataru. Il secondo però deve raccogliere, vediamo un po' Ciccio. Andiamo un po' di riorganizzarci anche con la Gamma, andiamo a vedere Fobia ancora in base. In questo caso sta aspettando l'attacco di Shisha in questo caso, ma attenzione, ne arriva un altro da dietro che è Ataru. 4. Attenzione però. Sì, va a prendere, oggi si può fare una doppia addirittura di bandiera. In questo caso va a prendere assistenza, grande azione di Ataru. Collaborazione con un compagno. Vediamo un poco che continuano l'attacco i random. Attenzione, ha di fronte Ciccia e lo killa Fobia. Andiamo Gamma, sopra Andrea. Gamma ancora bravissimo qua. Beh, ma muore però Gamma sta insieme ad Andre stanno decidendo questa partita. Intanto Andre è tutto, Andre è tutto. Minuto dalla fine sta proteggendo il vantaggio. In questo caso è a tutto, a tutte le score. A tutte le score è partito benissimo, sono partiti benissimo, girando a un certo punto sembrava occhio però Gamma, vediamo, ha di fronte Gin, ne ha di fronte anche un altro, tre Gin, che in questo caso è random, occhio, aiuto da parte di Andre, vediamo cosa fa, niente da fare, addirittura si suicida, però, occhio! Attenzione Fobia, grandissima azione, non solo evita il punto avversario, ma si va a... completamente ad impossessare della bandiera nemica, occhio attacco fulminio, Andre però si fa praticamente perdonare, occhio hanno sbagliato gli illegal perché potevano invadere lo spawn di pacchi per fare spawnare gli avversari a benzina e per recuperare anche la flag. Invece gli hanno lasciato lo spawn vicino alla flag e le hanno fatto e c'era lo split, per un attimo c'è stato lo split e quindi si poteva andare a pregio, però poi i random sono riusciti, ecco qui, vedete l'azione incriminata, a prendere la bandiera così, grazie a Radon, vedete già Andre pronto con i mezzi pesanti in questo caso, chiamiamoli così. La macchina da guerra. Gundam sembra che si stiano riprendendo, sì. Vedete le freccette sono molto unite, si stanno riprendendo, quindi secondo round molto giocato, sarà così sicuramente. Vediamo un pochettino Frank che sta cercando di fare il giro largo, si troverà fra poco di fronte Ciccia. In questo momento unico difensore. Bravissimo Andre qua. Attenzione. Nulla da fare, ancora Frank. Andre bravissimo. Attenzione Adolf che intanto va a prendere la bandiera, se ne killa uno. E intanto insisto su Frank. Vado a cambiare in questo momento perché abbiamo una situazione. Occhio intanto Frank è ucciso. Ataru ha fatto benissimo. Ataru ha fatto benissimo perché ha preso la flag perché sapeva che gli avversari erano vicini alla loro. Vediamo che succede. Guarda, occhio! Frenata all'ultimo ma ce la fa. Ce la fa, mamma mia. Ho catturato la bandiera nemica. Andiamo. Occhio, random perché si va a prendere la bandiera, però subito riescono a recuperarla. Ma non devono morire. Attenzione. Adesso gli
random non rischiano, i random sbagliano, rischiano. Vediamo 3 minuti e 20 dalla fine, 2-1 per Illegal. Nostro portabandiera è a terra. Bandiera nemica alla base. Vediamo ancora. Frank va con l'attacco in arrivo. Prende Shisha. La nostra bandiera è stata presa. Sì. Non sbaglia a portare la flag da lì perché gli avversari stanno spawnando pacchi. Quindi no, però fatto, la fatto no, invece ha fatto bene perché nessuno ha fatto bene perché non ci hanno fatto appenderlo l'avversario. E poi erano gli avversari che spawnavano lì pacchi. L'ha presa, preso la flag, due pari. Partita come prevedibile molto giocata. I random si sono ripresi molto bene. Attenzione adesso a un push da parte degli Illegal dal side di Kebab. Vediamo però stanno difendendo i random. Uno va giù. Attenzione, vince un frontale importantissimo. Kane che fa un gran lavoro. Kane, grandissimo lavoro da parte di Kane che si fa la doppia. Intanto aiuta in questo momento Frank a... la loro bandiera. Abbiamo la bandiera. Successivamente fu via. E 3-2 ragazzi, 3-2 random, sì. Abbiamo catturato ripresi, si sono ripresi, si era già visto all'inizio e si stanno, intanto Ataro se la stanno veramente bandiere, va. Occhio, killato, attenzione a sua volta, recupera la bandiera. Va Andrei che fa una grandissima azione perché non va serie di 3, attenzione. Missile Hellstorm marcato. Abbiamo Radon che sta nei pressi, restano solo Fobia e Kane, vediamo che riescono a fare. 3-3, mamma mia ragazzi, serie di 3 per Andre, anche per Gamma, molto vicino al Missile Hellstorm. Andre vicino per aver appunto catturato la bandiera, sta difendendo. Vediamo Gamma difendendo. Random, attenzione Fobia che sta cercando di fare, andare a prendere e farsela soffiare. Andre riesce a killare proprio in tempo Fobia, però arriva l'avversario, però che Radon, niente da fare. Brutta copertura da parte del compagno. Ha sbagliato ad usare l'Hellstorm, Ataru, ha sbagliato. Lo poteva osservare perché sì, quando sei su pareggio poteva andare sul 4-3, sì, poteva andare sul 4-3 e fa spawn kill con la scuola. Vediamo un poco occhio di Hellstorm proprio su Ataru. La nostra bandiera è attenzione, qui va a uccidere anche il portabandiera, però viene killato proprio sul filo di lana. Vediamo Gamma che va a vendicare il compagno, resta lì, niente da fare, la bandiera è tornata indietro. Quindi vediamo Gamma le prese con un altro avversario, viene killato. Il tempo quasi scaduto. Io penso che questo match verrà deciso da un episodio che sarà magari una giocata di un singolo, perché qua le squadre sono compatte entrambe, infatti la partita è molto equilibrata. Sì, assolutamente, attenzione, occhio Frank che ha una ghiotta occasione visto che sono quasi tutti morti, attenzione, 4 secondi, 3 secondi, ce la può fare, mamma che kill da parte di Gamma, che... Gamma salva risultato. Ma Gamma, scusa, che va su Frank e salva il risultato, ce la faceva lì Frank, 3 secondi, sì. Ce la faceva, ce l'avrebbe fatta, sì. Gamma salva il risultato, veramente, wow. È come appunto come una bandiera presa questa da parte di Gamma. Tanto andiamo a vedere un po' su quei valori così in sovraimpressione, però sapete che in queste cose sono sempre relativi. Allora andiamo un po' in minimappa, andiamo a vedere Ataru e Andre che attaccano sullo stesso lato. Niente da fare per quanto riguarda Ataru, va, continua Andre, intanto Fobia si va a fare addirittura la doppia e vuole portarsi subito. Andre gli ha passato davanti, non l'ha nemmeno visto. Niente, ho portato spigo un po' a tutti in questo giro per la gioia di Mirko. Assolutamente, voglio bene a Mirko mio. Attenzione, qua vince un frontale Fobia. Importante Fobia perché ha bloccato lo spawn. Occhio però qui stavo dicendo una parolaccia. Gli ha spawnato Andre dietro il ramp. Qua
c'è stato un errore da parte dei random. Hanno fatto un attacco in due e... Occhio Adaro! Che viene fermato da Radon, che con il suo... Abbiamo la bandiera nemica. Attacco, mamma mia! Radon che ha fatto la doppia della vita, ha fatto veramente la doppia della vita. Bandiera nemica alla base. Ancora fobia. Frank, attacco continuo da parte degli random, però Frank resta in zona, ma nel frattempo dall'altro lato Kane insidia la bandiera. Meno male Kane vince più stasera sta vincendo tanti frontali. Kane anche adesso uno contro uno nella propria flag, sì. Ha ucciso Gamma e ha permesso di non prendere la propria flag. Quindi, ottima difesa da parte di Kane. Andiamo ora a Fobia che attacca in continuazione, però questa volta non vince il frontale. Direi di andare su Andre in questo caso, che serie di 4. Vediamo come si comporta. Come potete vedere un po'... Andre è molto difensivo, sta sempre molto difensivo. Più dietro. Lo sta facendo anche perché è vicino alle streak, quindi sta rischiando di vuole prendere le streak. Secondo me era una cosa programmata che Andre dovesse fare il streak, perché sta molto indietro, vedete, sempre molto vicino alla propria flag. Attenzione però, intanto Fobia che sta sopra proprio Andre e lo va a killare. Attenzione però, io direi vedere anche Andre in questo momento come cercherà nulla, perché è stata ripresa la bandiera. Infatti adesso attacca e va con una carambola, ragazzi, di Semtex Andre su un avversario. Carambola. E si porta letteralmente l'attacco, ma nulla da fare. Braccio da parte di Andre. Niente da fare. Occhio Adaru che precede in questo caso Andre e prende bandiera. Vedete Gamma che va centralmente a coprire il compagno, azione importante perché poi c'è Kane, che è il più vicino, ma anche molto lontano in questo caso. Attenzione! Mamma Kane cosa fa? Mamma mia cosa ha fatto! Mamma mia. Miracolato! La doppia della vita anche lui si è fatto. È già la seconda volta che si vedono le doppie della vita da parte dei random. Prima Radon, ora Kane. Sì, ma c'è anche da dire appunto che qua si stanno decidendo, le cose più importanti vengono decise, giocate di singoli, anche prima Gamma salva il risultato, adesso Kane dalla parte opposta. Partita combattuta, cioè sullo stesso livello, sì. Qua padre. Assolutamente, vediamo adesso. Attenzione, Ciccia va su Frank più avanzato, vedete, in questa cosa è Gamma, però viene killato da Kane. Beh, direi tanto equilibrio. E va Frank su Andre. Io non ho intanto si è messo in una posizione molto difensiva, sta camperando lì in flag loro. Ma gli continuano a voler prendere la flag random, ma ormai io direi che questo round dovrebbe finire solo 0-0, perché anche prendendo una bandiera a questo tempo gli avversari hanno tanto tempo per poterla riprendere, quindi è molto difficile, quindi se la giocheranno sicuramente sull'ultimo round. Poi c'è da dire che anche se la potrebbero riprendere subito la flag e chiudere la partita subito, cioè non è detto... Tanto Frank ce l'ha, sì, però sta aspettando, però... è molto incerto. Infatti... Bandiera nemica alla base. Kane in questa cosa che è in difesa, se ne trova uno davanti in Ciccia. Ne ha fatti specie. Andiamo al secondo tempo supplementare. È finita con un pareggio. Yo, kill can ancora una volta per Kane. Un'altra uccisione. Il tempo di missione prolungato. Vediamo un po', adesso la bandiera. Andiamo un poco un po' di scuola però. Tanto Andre si è tenuto missile Hellstorm, ha fatto bene. Perché adesso proveranno un commento su gli score attualmente. Se potete giusto un po' guardare prima. Abbiamo Andre, sì, che sta facendo 38 kill e Gamma 34.
Mentre per i random c'è Frank a 33 e Radon a 31. Tanto mi serve a parte di Andre che va a killare Frank in questo caso. Perché secondo me avrebbe dovuto non tirarlo. Ha sbagliato il tempo perché doveva aspettare che i compagni pushassero un po' di più, fare una sponkill e permettere agli avversari di poter prendere la magari flag. Magari con tre morti e poi sì, fare lo sponkill di Mistletorm. È un pochettino adesso fase concitata, però nulla da fare, 2v2 come devi dire in questo caso. Si aspetta lo spawn a parte tutti i partecipanti. Beh, direi illegal molto. Differenza tra due team su Gamma che attacca. C'è una differenza Gamma che tra attacca. Due team. L'unico in mid insieme a un altro compagno è l'unico che attacca. E in questo caso però resta indietro. Attenzione, qua ci potrebbe essere la vittoria perché è coperto da due compagni. Ecco qui. Vediamo Frank. Ce la fa. Infatti sta laggando. Stava laggando, infatti quando ci sono arrivato la ghicchiava. Yo, kill cam di nuovo ancora una volta di Kane su Andre. Random che dopo una partenza falsa e andando sotto 1-0 recuperano pareggiando e poi portano in vantaggio di mappe 2-1 per i random. Sì. Mi auguro per i random che non facciano l'errore di camperarsi subito un flag, ma comunque se cercare un po' di schiacciarli. Andrei 43 per... 2-1 per i random con... Questo io che sono fumato, raga, scusatemi. Andrei 43-27, ha fatto più kill di tutti, è stato molto basso tutta la partita e si vede che l'avevano studiata così, il suo compito era di stare basso e proteggere o comunque fare le score streak, perché 43 kill sono veramente tante in CTR. Sì, assolutamente, concordo, però io direi che dalla mia poca logicamente esperienza che ho, però in COD, però le score streak non è che siano state proprio usate benissimo, tranne in un frangente nella fase concitata dove c'era appunto lì c'è stato sono state usate abbastanza bene, però poi abbiamo visto non è che c'è stato proprio non le streak. Andre ha fatto le streak, non le ha usate benissimo sicuramente, era a un certo punto appunto era full streak e non hanno neanche portato una flag con tutte le streak, quindi non sono sicuramente state usate benissimo. A mio parere la differenza negli illegal l'ha fatta Gamma, perché ha fatto tutte kill importanti, ha vinto frontali, oltre a fare il salvataggio all'ultimo, come ricordate, che ha tenuto la partita in piedi, e invece dalla parte dei random, Radon, secondo me, stasera è il migliore, perché gioca per la squadra, non fa grandi un attimo, però, ma cioè, come mai hanno chiuso il gruppo? Organizzo un attimino, nel frattempo, vedi, eventualmente... Cioè, è andato offline e quindi vedo di stare io allora. Sì. La finale è best of 5, non best of 3. Sarà diciamo la mappa, quella che potrebbe essere la mappa decisiva per i random, che se non sbaglio sì, sono loro 2-1. 2-1 e hardpoint su Drive in questo caso. Dite un attimo Ride le mappe. Point su Ride. Allora, intanto carico i settaggi. Random si sono... rivelati un buon team, cioè hanno un bel gioco di squadra, l'abbiamo visto soprattutto in CED. Vediamo adesso hardpoint che gli era andata male perché hanno perso il primo hardpoint di un punto 216 e 217 hanno perso l'hardpoint, quindi è aperto, tutte le variabili sono aperte perché come potrebbero vincere i random possono anche vincere gli illegal, però poi appunto grandissimo equilibrio su cattura la bandiera come avete appena potuto vedere, ma direi che su Ride, su CED, lì forse... Sì, si è vista la differenza tra... cioè lì i random erano... Sì. Io stavo facendo senza voi due. In vita.
Random due, un Winched hanno secondo. giocato Intanto farò, faccio veramente. una prova host e magari vado in gruppo con qualcuno di loro e sento se il mio host va bene, Vai, perché perfetto, noi non ti non so la preoccupare, fibra. Cioè. ce la caviamo, Attimo nel gruppo cerchiamo da di loro. cavarcela Stavo dicendo Sì, che Inched arrivo e subito io. Random si sono fatti. Inched e Random hanno veramente giocato benissimo e soprattutto ricordo un round dove erano 2v4, mi pare, e hanno vinto il round, flankando in due facendo un ottimo lavoro di dubs, come si suol dire, di Sì. doppi. Quindi Ma niente, più che vediamo altro, adesso la situazione, secondo te, se dovessero chiaramente. vincere gli illegal, buttiamola lì, no? Ma è probabilissimo. È probabilissimo perché a parte il CED, appunto, le altre due mappe sono state Esatto, tutte vincenti. la Questa è la domanda partita infatti che. è, nel momento in cui dovessero vincere su Hardpoint, in questo caso, come andrà a finire, secondo te, succede? CED, secondo me, vincerà la squadra non tanto di che sarà più brava a giocare insieme, perché come si è visto le squadre sanno giocare molto bene di squadra. Secondo me la partita verrà decisa su chi sarà più concentrato nell'ultima mappa e chi Catturate terrà l'obiettivo. meglio a bada la tensione. Perché come lavoro di squadra, come Operazione potete, appunto, localizzata. avete visto tutti qua, cioè sono sullo stesso livello, a Sì. parte il CED Vengono lo che magari può scontro. essere anche solo un episodio a parte, via. Intanto ricordiamo che abbiamo giusto cambiato l'host Postazione neutro, si è contigua. partiti, l'ora sta giusto con gli La altri per postazione è sentire un nostra. pochettino come va la situazione. Questa è la nuova partita o stanno Io provando credo che loro sia molto più perché. partita, non so, provo a vedere, ma Perché lo sì, so, soprattutto provo a vedere se Lore ha cambiato il gruppo, perché era lui l'host del gruppo. colpo fulminante in attesa di coordinate. Attenzione intanto su Questa Ciccia, che è guerra serie di pronta. 6 e ha è full streak, ha tutto Postazione. e sta facendo un grandissimo lavoro, mamma mia. Occhio Ciccia. Infatti, ecco, era proprio la Era strega. proprio Mi dispiace per questa. Ciccia, Ciccia starà starà recitando bestemmiando l'ore. e queste cose Ci le vediamo devo fare dal. Oh, a me i lag non mi cagano, cioè il canapro vostro, cioè, se magari sentite anche a loro se gli va bene Però la connessione e tutto, ma non mi mi sa cagano, che sto provando a riprendere. se la prenderanno adesso perché erano proprio nel mezzo. Aspetta, vado un attimo in chat di Però gioco e vi erano dico la connessione, se sempre 20 gli a va bene. 9, se è giusto almeno me lo Ma sono. non tanto Ma per il perché Ciccia fatto stava che facendo l'impossibile? Ciccia c'aveva già full streak, quindi essere full streak già dall'inizio ti fa andare avanti di punti e quindi demoralizza anche l'avversario, no? Perché quando magari parti bene, gli avversari li fai partire male, gli avversari magari rimangono un pochettino sotto e alcuni appunto poi non riescono più a giocare. C'è anche questi fattori qua che vanno in un. Vabbè, cappellatina, però cerchiamo di andare avanti. Andiamo un pochettino. Infatti, come pensavo, gli illegal pensavano che fosse la buona, invece era la prova connessione. Io ho provato ad invitarli nel gruppo, non veniva nessuno, quindi non sapevo nemmeno come avvertirli, quando ho Vabbè, disposto comunque, vabbè, l'invito. hanno capito la situazione che era prova. Magari di loro potevi mettere un tutti e un tutti come prova. Però no. Comunque, Sì, ma vabbè, poi ah, dai, io vediamo. vorrei anche andare a cenare, se poi devo mettere i settaggi, rilevarli, spostare quello per Dai, ricambiare e ultime due mappe, fare. perché saranno le ultime due. Ma niente, Occhio vediamo. però, Andre, sono stato. Andre. Aspetta. Postazione localizzata. Abbastop, valore, vediamo. Quando? Riposo, è finita con un pareggio. E qua vediamo un pochettino. Non c'è di Secondo gioco, certo, cosa me succede? io vedo favoriti su Hardpoint ancora gli illegal. Vediamo se mi smentiranno i random. E si deciderà tutto sull'ultima mappa. Anche se soprattutto, anche se Adro Ciccia ci dovesse soprattutto ripetere quello che ha fatto nella prova.
La vedo, sono dolori, ma poi io ho giocato contro di loro in finale per la qualificazione e su Raid erano molto preparati, quindi si sono riusciti a fare gioco di squadra anche con Gamma e Andre, che non sono il loro team, li vedo come favoriti su questa mappa. Ok, nel frattempo stiamo aspettando che riprenda bene il tutto. Aspettiamo Lore, che sta mettendo d'accordo con i player, sembra tutto ok. Non so cosa sia successo. Sembra tutto ok, non... Partiamo, ce la facciamo? Spero di ce la facciamo, dai. La terza è molto buona, quindi me lo auguro. Ce lo auguriamo tutti. Vediamo, seguiamo il primo che Ken in questo caso per quanto riguarda i random, che va a conquistare la postazione. Attenzione, occhio qui. Scambio di kill. Direi Cici incomincia, però c'è anche Random che va. Io direi di andare di nuovo su Cici, sperando di che riesca di nuovo. Invece no, ce la fa, però ma forte ci sono i compagni. Quindi Andre a serie di 3. È iniziato lì. Contesa, attenzione. Il random in sì, 4, Adru, Mr. Hellstorm. Sì, Radon ha fatto veramente una bella roba in kitchen. Stava riuscendo a prendere lo spawn, ha fatto, se non sbaglio, 3-4 kill proprio lì in cucina. Occhio, intanto Shisha già in postazione, 8 secondi di fine dall'altra, e vince un 1v1. Continua, vediamo, sono nati tutti dietro, attenzione, gli avversari. Infatti abbiamo Ken, in questa cosa... e Fobia che viene killato, tutti vivi ancora dietro, un po' troppo sparpagliati forse i random. Attenzione a Radon perché sta passando da... Infatti va proprio su Cicia e non va a conquistare perché Ataru lo intercetta. Vediamo Ken, serie di 3, spara un po' alla cieca. Che gamma ce la fa scillare. Partita, occhio Kin, si fa anche una doppia. Deve catturare, aspetta in questo caso Frank, Random. E riescono a conquistare. Bravissimo Radon. Attenzione, che Kin si stava cercando di conservare le streak. Rotazione però effettuata dagli illegal con tanto di cutoff. Frank ha perso. Ecco qui, infatti Cicia proprio su va a conquistare. Vediamo però, resta da solo. Attenzione, resta da solo perché abbiamo in questo caso anche, vedete, Fobia che va proprio a fare il giro e riesce sul filo di lana a killarlo. Vediamo Ken che va dietro le macchine, dietro la Lamborghini. I random hanno spaccato la postazione che era degli illegal che avevano fatto la transizione per prima. Intanto Madonna resta in zona 53 a 44 per i random, che adesso però occhio Kin che viene killato da Ataru. Niente da fare, Gamma sta per andare in streak. Radon sta per andare in streak, e già siamo al comando. E adesso già vanno dall'altro lato, scusate. In questo caso Fubia viene killato proprio da Gamma, scusate, da Ataru. Resta lui sulla destra, un avversario esce proprio adesso e lo va a killare. In questo caso sì, era devono rompere da sopra come potete vedere Random, che va allo scoperto, va a killare Cicia accompagnato da Frank. E Fobia va a conquistare la postazione ai danni di Ataru. Ancora una volta hanno rotto la postazione di Ataru. Occhio contesa, Radon che va, perde lo scontro ai danni di Ataru. Vedete adesso
Continua ancora l'attacco. Ecco Fobia, e qui ottimo teamwork da parte degli illegal. Frank all'ultimo riesce. Postazione contesa. Ecco, riesce comunque a prendersi la postazione. Adesso in un down, vediamo Shisha. Postazione conquistata. Postazione contesa. Beh, direi. Non hanno tenuto. Sì, sì. Andiamo Atro che dall'altro lato. Tirato non l'hanno approfittato perché nessuno guardava il side rosso e non sono entrati, perché se entravano tutti e quattro assieme avrebbero rotto ancora. Beh, hanno rotta in questo caso ancora una volta, come dici te, hanno rotto la postazione, però non riescono a portarsi, diciamo, in vantaggio, a recuperare giusto il gap. 75-102, potete vedere, 20 secondi dalla fine. Intanto Mr. Elsom per transizione da vinta da parte di Rando. Sì, infatti già si sono portati in postazione. Ken che va. Stanno pushando dal dietro. Occhio Radon che si fa, a Ciccio si fa una doppia, i danni di Radon in questo caso, e Ataru serie di 4 e va in contesa. Intanto missile streak per Ataru, vediamo un pochettino adesso Frank, serie di 3, direi più che altro che si sono fatti rompere in questo caso facilmente già tutte le volte, ma in questo caso attenzione Andre che va con le streak. Che stanno tenendo benissimo qua, sì. Stanno recuperando il punteggio e insieme qua legal e Frank di coltello serie di 4, attenzione ragazzi, e hanno ancora lo spawn, sì. Anche per quella dopo il random. Infatti vedete, non hanno giocato bene questa vedete parte. Random in questa cosa. Per la seconda volta consecutivamente, occhio che avevano comunque, vero che si erano fatti rompere gli spawn, però avevano un po' la situazione in mano. Infatti gli illegal, eccolo qua, questa è stata la giocata che dovrebbero fare più spesso, cioè preso un po' sul caso da giungla basket, overlook, non ricordo, basket quelli in postazione, quindi la mano rossa e partita, sì, però continuano a sì, assolutamente come in precedenza. Ancora Frank di coltello, ma viene, ma Gamma non killa stavolta di coltello, attenzione, transizione per i random, sì, che hanno veramente recuperato tanto ogni volta che hanno, l'unica volta che hanno fatto un'ottima transizione hanno recuperato veramente tanto, perché sì, poi non esatto. Sono fatta rompere o quindi gli illegal dovrebbero facendo il cosiddetto fortino, cioè sono tutta a parte uno che ha respawnato male e stanno facendo il fortino adesso, capisco perché Rado non guarda piscino, stanno facendo il cutoff al rosso, ho fatto bene in due, gli altri due sono acqua, quindi sì. Infatti Frank resta dall'altro lato, però arriva un altro avversario da dietro. In questo caso era Gamma. Vediamo Andre che 156-145 per i random, che hanno fatto un rimontone di una rimonta comunque di 30 punti. Sì, hanno lo spawn e la postazione dopo un'altra volta, però siamo alla terza transizione di fila per i random. Colpo fulminante, attenzione, fulminante nemico, però niente da fare perché Tony Fobia fa un'ottima azione, fa una bella cosa, riesce comunque, vediamo un po' l'attacco di Gamma, la parte superiore, però arriva il Mr. Elson di che bravissimo, Ken ha fatto veramente bene a tirarla. Perfetto, perché punti importanti. Direi che questa azione di Ken, l'ultima transizione è questa azione di Ken, posta che continua nella serie, attenzione, va a 7, missile Elsorm di nuovo, viene killato
andiamo, restiamo su di lui. Andiamo, intanto vedete come vogliono farti questi 20 punti. 20 punti se li vogliono fare tutti gli illegal, cioè, la fanno perché sono importantissimi. Sì. Io direi che stiamo praticamente per siamo alla conclusione. Anche perché la postazione è contesa, Kane ancora una volta. Attenzione, Adolo va proprio su Kane. Andiamo un po' su, io resto ancora su Kane, che può dare lui il colpo di grazia con l'Hellstorm, però giustamente essendo in la parte centrale molto difficile. Intanto Andre, serie di 3 per lui, viene killato, ottima azione. La postazione è nostra. Vediamo un po' che in questo caso Fubia è direi ha già vinto matematicamente, sì, i random. Oddio, che Ternon gli ha fatto, che Ternon gli ha fatto Radon a Cica. E niente, random, cioè vanno a vincere e vanno a vincere, quindi 3-1 in totale, vincono questa ODC Game Codes i random 203 a 183. Era semplice. Erano partiti male. Gli illegal erano partiti male. Erano partiti male. Poi sulla carta. Sulla carta non erano neanche favoriti. Quindi. Venti a loro. Qua gran giocate, malgrado il 10 catturati, 10 difesi di Ataru. Assolutamente, quindi. Vinto i random. Random, Kane, Frank, Zanji, Fobia vanno a vincere 4 trimestre alla testa e un personal gamer card come primo premio, e invece per quanto riguarda gli illegal vincono le professional gamer card e 4 scontri da 10 del 10% di gioco io. Direi che comunque meno male, sì, 3-1, però abbiamo assistito a una bella finale, soprattutto anche perché c'è stato questo rimontone da parte di Random alla fine. È stata decisa da episodi, soprattutto, cioè la partita su Raid, l'ultimo che abbiamo visto, è stata decisa dalla sportività, si sono fatti i complimenti e tutto. Quindi grandissima sportività da entrambi i team. Beh, allora, ragazzi, facciamo delle considerazioni finali, quindi continua con quello che stai dicendo, Mirko. La partita è stata decisa da episodi singoli, l'ultima in particolare dall'Hellstorm. L'Hellstorm che ha permesso di fare spawnare lontanissimo di game gli illegal, che hanno perso circa 25 punti di postazione, che poi in quella finale si sono rivelati quelli decisivi praticamente anche lì. E quindi partita combattuta e si è deciso appunto per episodi. Sì, assolutamente, che poi Kane, diciamo, con l'Hellstorm, oltre che grazie ai suoi compagni è riuscito a girare bene tutto il team, hanno dato una mazzata con l'Hellstorm. Invece da parte tua, Lore, c'è una chicca in particolare. Anch'io praticamente le mie considerazioni le ha già dette Mirko. Il raid io penso sia stata decisa soprattutto dalla tripla che ha fatto Kane di Hellstorm nella penultima postazione, perché quella lì veramente gli ha fatto prendere dei punti importantissimi e si sono potuti permettere di, diciamo, prendere un po' più tempo per la postazione centrale, che è la più difficile, diciamo, da gestire. È tutto uno scambio a bare, muore, poi rinasci, quindi, diciamo, facendo quella tripla ha preso dei punti importantissimi, che poi gli avversari sono andati veramente molto lontani. Sì. E quindi penso, poi vabbè, tutte altre cose ha detto Mirko, non mi sembra il caso di ripetere sempre le solite cose. Perfetto, allora, quindi stavamo dicendo, quindi primi classificati i random, secondi gli illegal e i terzi, ve li dico subito, gli entity, quindi questa è la graduatoria per questa Game Codes, ODC Game Codes. Quindi niente, ragazzi, allora ringraziamo i due staffer, Gamer Crew, Lore e Mirko,
Vi ringrazio ragazzuoli. Prego, prego. E non, ragazzi, vi rimando di nuovo su gamerq.com, sul canale poi YouTube SGL, per rigodervi di nuovo questa finale che ha rappresentato un po' questa giornata della Odyssey Game Codes. Quindi vai, io mi posso fare come un no? Annuncio, un annuncio scena, attenzione, dare un consiglio. Voglio solamente dire una cosa per che si stanno avvicinando a quello che è il deserto. Io do un consiglio: tra poco uscirà il nuovo gioco e il mio consiglio per voi è: giocate sin dall'inizio con quattro persone, non cambiate team, perché il segreto è la complicità che si ha insieme. Cioè, fare un team che gioca di squadra riesce a battere anche un team che magari singolarmente sono forti ma che non giocano di squadra. Quindi partite con i quattro e rimanete quattro che andrete lontano. Perseverare. Certo, averci pazienza e non come fanno tutti che la prima scream è persa. No, io basta, non gioco più. Sì, che tanto non arrivi mai da punte paesi, perché come si sa tutti, nella vita si vince e si perde, quindi è inutile appena magari hai fatto un team subito prendersela male se perdi una partita, cominciare a rosicare, incazzarsi e assolutamente tutto. Va bene così. Allora, intanto crolla il mondo qua a me e quindi seguiamo i consigli di Mirko e Lore. E ragazzi, tutti noi vi salutiamo di gamercrew.com e vi diamo appuntamento di nuovo sul portale, che a breve ci saranno, dopo il Games Week, tantissime novità. Un saluto da vediamo al Games soprattutto Week. Se volete incontrare Mirko e Lore, li troverete al Games Week, soprattutto Mirko con il suo team Arma, quindi mi raccomando, andate lì e tifate per loro, giusto? Grazie. Sì, grazie. Va bene ragazzi, vi salutiamo e vi rimandiamo su gamercrew.com. ciao ragazzi, ciao a tutti.